La cosa più importante è continuare nella campagna di vaccinazione. In questo momento noi siamo a circa 7.000 terze dosi somministrate, in proporzione siamo ai primi posti in Italia anche per questa parte della campagna di vaccinazione. Perché parlo delle vaccinazioni? Perché dobbiamo convincere anche quello zoccolo duro, quella percentuale di molisani che ancora hanno paura a sottoporsi al vaccino, a vaccinarsi. Perché solo con la vaccinazione completata noi potremo vivere questi momenti in grande serenità, potrà tornare a girare l'economia, potremo continuare un'altra volta a socializzare, a incontrarci e avere momenti come quello di oggi che sono molto importanti, perché parlarsi attraverso un video a volte non consente di avere la percezione e la chiarezza di quelli che sono i veri intendimenti delle persone e quindi magari dal vivo si trovano soluzioni migliori. Un POS che è datato 2019-2021, cioè è possibile mai che si arriva sempre, come dire, alla scadenza per poter parlare di quello che sarà, come dire, il futuro? Beh, io vi devo dire una cosa, io sono ormai 19 mesi che sono qua e ho visto tre commissari, quindi i ritardi molto probabilmente sono da imputarsi a tutto un sistema burocratico che ha impedito fino adesso che venisse adottato il POS. Il commissario Toma ha giustamente attuato il POS perché nell'ambito dell'ordinamento, delle strutturazioni delle leggi, questo è un atto necessario per sbloccare delle premialità. Se non si faceva questo, non si andava avanti e si sarebbe procrastinato un ritardo, quindi credo che l'averlo approvato a 45 giorni dalla nomina sia stata una cosa importante. È anche vero che questo POS dura fino al 2021, siamo ad ottobre e credo che il Presidente stia già lavorando sul POS del successivo triennio, quindi faremo cose importanti, mi auguro.